E qui quanto abbiamo... ci piace il momento anche del pianoforte. Te la ricordi adesso? Ma quella lì, sì, è che non mi ricordo le altre. No, dai, sto scherzando. Perché queste sono canzoni assolutamente... storiche? Direi di sì. Cioè, c'è questa canzone. No, più ci penso, più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente diversa tu sei. Chi la cantava questa canzone? Senti il pubblico anche come cantavano tutti quanti. Chi la cantava? Straordinario Gianni Bella. Un grandissimo amico che, al quale io farei un applauso perché bravo, è bravo Gianni. È a casa. Grande autore. Grandissimo. Cantante, ha scritto anche questa, per Celentano, canzoni meravigliose. Vero, soprattutto gli ultimi album mi sembra che erano quasi tutte... Diciamo che nella storia discografica il successo di Celentano, di quella bellissima canzone che fa... Come faceva quella canzone stupenda di Celentano? Quale? Quella che conosciamo tutti quanti, di più. Vuoi sentire come la canta il pubblico? Dai, sentiamo. Com'è? Non lo so, non sentiamo. E come non lo sappiamo, dai? Com'era? C'era un ragazzo. Sì, no. Parliamo di una canzone che è uscita pochissimo tempo fa. Qualche anno fa. Com'era? Come faceva? Aspetta. Ma ragazzi, è una figuraccia che state facendo. Aspetta. Dai, tu sei un musicista. Allora, lo devi sapere. Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce. Respiro, se ci sei c'è troppa luce. Questa qua era stupenda, dai, una canzone proprio meravigliosa. Una composizione... Dicevo, questa canzone nella storia della discografia degli ultimi anni ha battuto ogni record di vendita discografica. Celentano con questo CD ha venduto una roba come 1.800.000 copie. Cioè è un successo veramente straordinario. Sì, tra l'altro considerando i tempi secondo me vale ancora di più. Direi di sì, è come diciamo pari a 5 milioni di dischi rispetto agli anni 80, sì, agli anni di vendita. Quindi, ma perché stiamo facendo tutto questo discorso su Gianni Bella? Perché quest'amore non ci tocca anche la scritta Gianni Bella. Era lì che volevamo arrivare, perché abbiamo voluto fare un omaggio a Gianni Bella facendo incidere questa canzone, facendo anche un bellissimo video che è venuto una cosa bello, molto carina, molto, molto elegante, a Marina Peroni. Quindi io direi di, senza indugiare troppo, non indugiamo.